È una storia che ha per luogo Parigi nell'anno del Signore 1482, storia d'amore e di passione. E noi gli artisti senza nome della scultura e della rima la faremo rivivere da oggi all'avvenire. E questo è il tempo delle cattedrali. Passioni secolari, l'uomo ha elevato le sue torri con le sue mani popolari, con la musica e le parole ha cantato cos'è l'amore e come vola un'idea nei cieli del domani. E questo è il tempo delle tempo delle